che nasce nel 2012 da una mia idea nel cercare di creare un torneo perfetto di alto livello. Il primo anno abbiamo avuto solo due categorie, under 14 e under 16, e parteciparono 32 squadre. Oggi alla sesta edizione riusciamo a comprendere sia la categoria under 13 che under 14 che under 16 che under 18 e partecipano 80 squadre, due arrivano dall'America. Si disputano 280 partite in 2 giorni di gara, in 26 campi, in 10 comuni. Il challenge è a numero chiuso ed è un torneo a inviti. Questo proprio per mantenere alto il livello delle squadre che partecipano. Diciamo che la curiosità, secondo me anche che dà prestigio al torneo, è il fatto che riusciamo ad avere il numero delle squadre senza fare una pubblicità. Oramai è talmente famoso in Italia che sono le società che chiamano noi per poter partecipare. Questo vuol dire che negli anni precedenti abbiamo lavorato veramente bene e siamo riusciti a creare, come pensavamo, un torneo di alto livello. Siamo qui anche quest'anno per la sesta edizione, siamo qua molto volentieri, grazie all'invito di Dario. E ritorniamo ogni anno non solo con l'Under 14, che è la squadra che seguo io, ma anche con l'Under 13 e torniamo ogni anno con piacere per tutto l'ambiente. Si vive un torneo molto sereno, molto organizzato, si vive un torneo ogni anno sempre più importante anche dal punto di vista tecnico. Quindi tutti questi aspetti ci fanno tornare molto volentieri. In più un apprezzamento particolare io lo farei anche a tutte le persone, tutti i volontari che troviamo nelle palestre immensa e anche gli alberghi che ci hanno sempre accolto in maniera splendida. Ringraziamo la società Torri di Cortesolo perché anche quest'anno ci ha invitato a questo challenge importante. Noi siamo orgogliosi di poterci partecipare e ci partecipiamo con le 3 squadre Under 14, Under 16 e Under 18. Io sono l'allenatore dell'Under 18, siamo molto orgogliosi di questa essere qua per un confronto con squadre di alto livello. Per noi è un aspetto formativo importante, la nostra squadra è molto giovane, quindi la prima impressione è sicuramente di una buonissima organizzazione, abbiamo notato tutti gli aspetti proprio tenuti in grande considerazione e la prima partita per ora è andata bene e speriamo che sia la prima di una lunga serie. L'obiettivo è comunque essere presenti fino alla fine e anche con un buon piazzamento. Allora, io ho portato qua la mia squadra under 12 di tutte le ragazze del 2006 perché sapevo dalla mia dirigente, che è 3 anni che viene qui, la Savino del Bene, con l'under 13, sapevo che questo era un torneo di buon livello e di alto livello. Avevo bisogno con il mio under 12, un under 12 buono, di fargli capire che la pallavolo progredisce e che hanno bisogno di far tirare fuori tutte le proprie emozioni e metterle soprattutto a servizio della squadra. Come organizzazione non posso dire niente, perfetta, e ci stiamo trovando tutte molto bene, è tutto molto bene organizzato. Grazie a chi gli organizzatori, e sicuramente la Savino del Bene sarà presente anche negli anni futuri. Per il Challenge Torri vengono coinvolti circa 200 volontari reclutati tra i genitori della pallavolo, dal mini volley all'under 18, sia dell'US Torri che delle 6 società che aderiscono al progetto Volley Friends. Vengono serviti circa 1600 pasti ogni turno, il turno è sia mezzogiorno che sera, per 3 giornate intere. Oltre ai volontari della pallavolo vengono coinvolti anche genitori e atleti della pallamano dell'US Torri. Questa sinergia di gruppo favorisce la garanzia di pasti caldi dall'inizio a fine turno e garantisce anche l'aggregazione di atleti e staff di società diverse di tutta Italia. Per l'aiuto al servizio mensa è molto importante per noi ragazze, perché possiamo paragonarlo al gioco di squadra che facciamo in campo. Il nostro lavoro consiste nel portare le squadre ai propri tavoli, ordinare e dopo servire al più presto i tavoli, che così il cibo non arriva freddo. E comunque c'è un buon lavoro di squadra, perché non dobbiamo intralciare, insomma, quello che stanno facendo gli altri, perché ci sono altre persone che servono, e quindi facciamo il nostro meglio. È già il secondo anno che partecipo a questo torneo nella categoria Under 13, per Pro Patria ormai è un appuntamento fisso nel periodo pasquale. È sempre un piacere venire qui a Vicenza per l'organizzazione, per ciò che la città offre. Sicuramente è un'occasione importante per quanto riguarda anche la parte di programmazione sportiva delle atlete, che in questo momento di stagione iniziano un po' a concorrere per i risultati importanti e i momenti importanti della stagione. Il challenge è una delle manifestazioni più formative per le atlete che vi ci partecipano, perché il livello è molto alto e, a prescindere da che partite uno va a giocare, nella parte alta della classifica o nella parte bassa, ha sicuramente a tutte le età la possibilità di giocare partite di altissimo livello e di altissima intensità. Lo scopo del torneo, al di fuori del far conoscere alle nostre atlete di Torri il livello nazionale, è proprio questo, cioè quello formativo e di confronto continuo tra le atlete, tra gli allenatori di tutta Italia, anzi quest'anno anche internazionale, visto che ci sono delle squadre americane. E la mia felicità come direttore tecnico è stata quella di vedere le squadre della nostra società combattere su tutti i fronti e piazzarsi bene, tutto sommato bene, e con le atlete che durante la manifestazione hanno aiutato la società allo svolgimento di questo torneo, aiutando in mensa, aiutando per il trasporto, per l'organizzazione, e di questo io sono comunque molto felice e molto contento. Noi della WIBA, della UNET Work Booster Sizio, questa è la seconda partecipazione al challenge e con grande piacere siamo tornati, perché l'anno scorso ci siamo trovati molto bene. L'aspetto organizzativo è assolutamente eccellente e il livello qualitativo delle squadre presenti stimolano il gioco e aiutano la crescita delle nostre atlete. E quindi, sull'invito di Dario Tagliabue, responsabile del progetto US Torri, abbiamo accettato con piacere di ritornare immediatamente, senza alcun dubbio mai. Allora, la società Valero Casal de Pazzi partecipa al Challenge di Torri da diversi anni. Devo dire che è un torneo molto prestigioso in Italia, di notevole livello. Veniamo qui ogni anno perché riteniamo che sia un confronto utile a tutte le ragazze, che ci fa crescere, che ci fa capire qual è la strada da intraprendere in vista delle finali nazionali. Inoltre, a livello organizzativo penso che sia un torneo perfetto.